Comunque riprendiamo la nostra attività di presentazione dei nuovi prodotti. Siamo in un ambiente tranquillo, senza problemi. Il nostro amico operatore Alfredo è ben distanziato, quindi posso permettermi di parlare a mascherina. Oggi vogliamo presentare l'ultima nata nella categoria spin bike di Torx, la nuova Speed Mag, una spinning magnetica molto interessante per le caratteristiche tecniche di pedalata, fluidità e silenziosità, ma soprattutto per il design. Design, ma anche un'ergonomia per permettere di trovare la perfetta postura in sella dell'utilizzatore è fondamentale, soprattutto sulla spin bike. Questa spin bike ha una regolazione su 4 assi, quindi posso lavorare tranquillamente sull'altezza della sella e, come potete vedere, posso anche mettere in sella persone veramente molto alte, quindi permetto una postura molto organizzata. Altra cosa, posso regolare la profondità del sellino e qua ho dei segnali che mi permettono di ricordarmi la posizione nella quale io solitamente utilizzo la bici. Ovviamente regolazione anche anteriore, quindi regolazione in altezza del manubrio su diverse posizioni e, ovviamente, fondamentale, la regolazione anche in profondità per avere la miglior postura in sella durante le pedalate. E adesso non resta che andare in sella una volta che mi sono posizionato correttamente e quindi provare a pedalare con questa nuova spin bike. Regolato la bici, bloccati tutti i sistemi di regolazione manubrio sella, a questo punto entro la scarpa e via, senza pedalare. La prima sensazione quando si sale in sella di una bicicletta magnetica è la fluidità e la silenziosità. Come vedete, è facile mulinellare velocemente con i piedi, proprio il volano è piacevolissimo, dà una bellissima sensazione di ritorno della forza con la quale io imprimo sui pedali. C'è una cadenza altissima, mi permette veramente di tenere degli RPM elevatissimi. E sentite il silenzio. Cioè non ci sono rumori. Questa è una cosa molto importante negli appartamenti moderni, che molto spesso la moglie guarda la televisione e il marito si vuole allenare. Beh, ma detto questo, cominciamo a vedere tecnicamente la parte di presa del manubrio. Come potete vedere ci sono diverse impugnature e queste qui sono le classiche impugnature standard che si utilizzano nelle biciclette da crono, biciclette da corsa o biciclette da spinning. La prima posizione è quella che vi sto facendo vedere, mani dritte, la classica del ciclista la domenica, qualcuno me ne vorrà male, però molto tranquilla, la postura è retta, quindi scarico la schiena e sono tranquillo. Posso poi avere una posizione decisamente più allungata, braccia tese, il mio corpo viene più portato sul davanti e quindi è una posizione anche di forza, perché io, prendendo le impugnature superiori, posso esercitare una trazione che con le braccia. Poi passiamo a una posizione crono, dove vedete che è molto accentuata la posizione aerodinamica e questo va anche bene per un discorso di appassionarci ciclisti. Chiedo venia, ma io non sono un ciclista, si vede. E poi per ultima, la posizione bassa, che può essere poi portata. Ovviamente queste sono le classiche impugnature standard. Altra cosa importante di una bicicletta da spinning, oltre al freno di sicurezza, che basta
premere sul tampone che esercita una frenata di emergenza, ruotando il pomolo vado ad avvicinare la catena di magneti e di conseguenza esercito una frenatura. A differenza delle spinning tradizionali, sentite che pur se, a parte sentite il mio fiatone, ma pur non sentendo rumori, la pedalata diventa veramente più dura. Ecco, qua vi posso dire che la resistenza è veramente notevole. E sentite che non c'è nessun tipo di sfregamento o di rumore. Questo perché non c'è nessun pattino che tocca sul volano, di conseguenza crea un freno grazie all'attrito. No, qua ci sono delle calamite che si avvicinano e di conseguenza creano un effetto magnetico di resistenza. La scarichiamo, torniamo a pedalare liberamente e questa è la cosa più gradita. Notate il portaboraccia che è vuoto, però è facilmente utilizzabile da chiunque. Basta scendere, si prende, si beve e si ripone. Ed ora diamo un'occhiata al cockpit. Vediamo il cockpit, è formato da cinque finestre, dove nella parte più grande vediamo la velocità, in questo caso 23,8 km all'ora, la quantità di pedalate per minuto, gli RPM, che ovviamente cambiano al variare delle mie pedalate, mentre sotto possiamo vedere il tempo, quindi stiamo pedalando da 57-58 secondi, la distanza che stiamo percorrendo, 400 metri, le calorie che stiamo sviluppando. Ricordatevi sempre che le calorie qua sono date da un algoritmo, quindi è una media teorica di quelle che in teoria voi bruciate, ma soprattutto pulsazioni, che è molto importante lavorare con una fascia cardio quando si lavora su un prodotto. Quindi basta utilizzare una fascia cardio Torx, vedete, e le pulsazioni vengono visualizzate qui di fianco. Bene, vi abbiamo detto tutto. La nuova spinning Speed Mag di Torx è veramente un gioiellino che vi permetterà di allenarvi anche intensamente nella tranquillità di casa vostra. Ciao a tutti, alla prossima.